Durante la GNP si parla di un tema che è quello della previdenza complementare, che è un tema complesso e forse in Italia non c'è ancora la giusta cultura nell'insegnarlo, nel comunicarlo. Lei come la vede? Io la vedo che lei sta dicendo una grande realtà, quella che sostanzialmente la cultura previdenziale è molto scarsa. Però questa è un'occasione molto buona per parlarne, ce ne sono due o tre durante tutto l'anno, però ci sono mille iniziative in genere, fatte dai fondi pensione, fatte dai gruppi, però non c'è poi una valutazione dei risultati. Quindi ci vorrebbe, a mio parere, uno sforzo a livello nazionale, cioè questo è un fatto, la previdenza non è un fatto socio-economico soltanto, è un fatto politico. E quindi va affrontato con strumenti, virgolette, politici, quindi con il coinvolgimento delle istituzioni, con un piano di educazione che al limite parti dalla scuola e arrivi sui posti di lavoro, con un grosso impegno. E invece ai lavoratori che messaggio lancerebbe? Di iscriversi ai fondi pensione. Perché? Perché i fondi pensione garantiscono, sono sicuro che garantiranno nel momento in cui loro lasceranno il lavoro, un'integrazione della pensione di base che per motivi facilmente comprensibili e illustrati dal dottor Mastropasqua tenderà a diminuire. Quello che le dicevo prima, lei non prenderà la pensione, ma non quella di suo padre o che prendo io oggi.